Perduti in una tempesta oceanica su un altro mondo. Com'era successo? Nel porto di Etania avevo usato il cristallo di accesso per procurarmi un visto di classe A e una piccola barca vela. Pensavo che per la vicina provincia avremmo fatto un facile viaggio di un paio di giorni, ma mi sbagliavo. Ero sempre stato un discreto marinaio col tempo buono, ma non ero affatto preparato a ciò che ci investì il secondo giorno di viaggio. La tempesta non assomigliava a niente che avessi mai visto sulla terra. Per 4 ore lottammo, ma fu inutile. La barca si inabissò lentamente finché non fummo tra le onde. Che cos'è? Sembra un animale. Aspettatemi qui. Sii prudente. Guarda. Ti ha fatto male? Ehi, venite tutti qui! Da questa parte! Su, venite! Dove siamo? Dove hai preso quel cappello? Me l'hanno dato. Siamo su un'isola, sapete? Sembrano tutti felici e contenti. E forse siamo in un villaggio turistico. C'è tanta buona roba da mangiare laggiù. Avete fame? Non mi sembra vero! Chissà che posto è. Benvenuti. Ben arrivati. Benvenuti al paradiso. Siete di qui. Grazie. Grazie. Ma perché ci hanno fatto? Grazie. Non abbiamo i soldi per pagarci un soggiorno qui. Forse accetteranno le carte di credito. Mi piace, è veramente carino. Per questi posti ci vuole una prenotazione, non lo sai. Non preoccuparti, vedrai, ci ospiteranno comunque. E rilassati. Siamo in vacanza, no? Ci saranno i pattuglianti qui. I pattuglianti non vanno in vacanza. Oh. Buongiorno. Benvenuti al Club Paradiso. Sono Scarla Ray, la vostra ospite, e so che questa sarà per voi un'indimenticabile esperienza. Su un'isola vulcanica nel Mar Crediano, il Club Paradiso copre 60.000 ettazioni di territorio dagli scenari meravigliosi e offre agli ospiti una varietà illimitata di attrazioni. Qualunque siano i vostri desideri, noi siamo qui per realizzarli tutti. Arrivando, avete visto che l'isola è circondata da un anello di tempeste laser perenni. Noi catturiamo la loro energia per creare qui un tempo sempre perfetto. Una barriera elettromagnetica ci protegge dalla forza distruttiva che controlliamo dalla camera meteorologica. Da quando operiamo qui non abbiamo mai dovuto usare il nostro sistema per l'evacuazione di emergenza. Ma se udrete questo segnale, recatevi immediatamente nei pressi della spiaggia dove delle imbarcazioni vi riporteranno celermente sani e salvi ad Etania. Ora, vi prego, continuate a divertirvi mentre le nostre hostess provvederanno ai vostri alloggi. Ecco cos'era la tempesta che ci ha colpito. Utile per tenere lontano le persone sgradite. Già. Salve, io sono Bunny, benvenuti al paradiso. Grazie. I vostri nomi, prego. Signore, signora Sterling e famiglia. Sterling? Non siete in lista? Avete un passi? Ah, sì, certo. Grazie. Ecco, ci deve essere un errore. Avevamo una prenotazione. Ecco, prima si sono perduti i bagagli a noi, ora la prenotazione a voi. Insomma, che facciamo a questo punto? Mi scusi, devo chiedere al mio supervisore. Grazie. Forse dovremmo svignarcela. Siamo su un'isola, dove vuoi andare? Che bella famigliola.
È senza prenotazione, perduta, vero? Sì. Non ho capito il suo nome, scusi. Osa. Max Osa. Vi voglio avvertire che perdono un sacco di cose qui, attenti. Oh, signor Osa, adesso lei deve riposarsi un po', venga con me. Qui capita che si perdono perfino le persone. Oh, signor Osa, la sua stanza è pronta. Faccia una bella doccia, poi si metta a letto, si sentirà meglio. A volte gli ospiti il primo giorno esagerano un po'. Scusatemi. Papà, guarda, quella è la donna di prima. È molto carina, I signori Sterling? Io sono Scarla Ray. Ho saputo del contrattempo e mi dispiace, ma anche il paradiso ha i suoi problemi. Ah, capisco. Lieto di conoscerla, io sono Al Sterling. Mia moglie June, mio figlio Trace, mia figlia Gina e mio figlio Smith. Una bella famiglia, ma con un uomo come lei non c'è da stupirsi. Allora ce lo dà un alloggio. Teniamo sempre un appartamento disponibile per quelli che come voi hanno un passi valido. Le persone importanti non hanno bisogno di prenotazione. Se vi servono dei vestiti, potete prenderli alla nostra boutique. Un guardaroba gratis fa parte del servizio. Il valetto ora vi porterà al vostro bungalow. Se c'è qualcosa che posso fare per rendervi più piacevole il soggiorno, me lo faccia sapere. Io sono al suo servizio. Al... E qualunque cosa facciate, non dimenticate mai di farla in serena armonia con l'ambiente, che è generosamente proprio di cariche rilassanti. Non sei andata a nuotare? Le vostre preoccupazioni. I ragazzi non mi hanno voluta con loro. Dovete cedere. Ma a noi non piace nuotare, non è vero? Abbiamo cose più interessanti da fare. Benessere e felicità che qui avete a vostra disposizione. Divertitevi più che potete. Qui al Club Paradiso avrete trasformate le vostre vacanze in un'esperienza indimenticabile. Noi vi aiuteremo e anche il tempo sempre serio. Che cosa c'è? Vi favorirà in tutto. Qui potrete. Questo posto non mi piace affatto. Ci sono 60 abitazioni di terreno con scenari. A me invece sembra molto bello. Non si può non essere felici qui. Il Club Paradiso è pronto a soddisfare ogni vostra richiesta, anche la più assurda. Quindi potrete chiederci tutto quello che vi passa per la mente. Qualunque sia il vostro desiderio, noi siamo qui pronti ad esaudirlo. Tornerò fra 3 giorni al massimo. È troppo presto. Mi ci vuole almeno una settimana. Che ti succede, Scarla? Non hai mai mancato ad un impegno. Ed ora mi viene a dire che non ce la fai? Vuoi tenerlo tutto per te? A questa domanda neanche ti rispondo. La richiesta di Caloma è alle stelle, Aymar. Ho dato la mia parola a persone molto importanti. E non dobbiamo deluderle. I risultati potrebbero essere disastrosi. Ricorda al ministro dell'estetica che la produzione di Caloma dipende dalla qualità delle persone. Quelle che mi manda non sono felici. Ma è il tuo lavoro creare la felicità. Ecco perché ti concedemmo il potere di fondare quest'isola. In 80 anni non mi hai mai deluso. Non farlo adesso. Thank you.
sono Gibby. È in contatto? Sì, che cosa vuoi? Il signor Rosa non è nella sua stanza. Va a cercarlo, idiota. Quando lo troveremo, forse sarà meglio allontanarlo dal club. Se ha sete, beva un sorso. È fresco e molto gradevole. Ci credo, se lo beve. Che sapore insolito. È una bevanda che preparo io. Ha qualcosa da fare? Sto aspettando mia moglie che è dal parrucchiere. Allora ce ne vorrà di tempo. Perché non viene con me a giocare un po' a fish and ball? Cos'è il fish and ball? È una prova di forza. Io ho detto a mia moglie che l'avrei aspettata. Lei non sa che cosa pensa. Andiamo. Va bene, andiamo. Alterniamo il servizio. Un punto per ogni gol. Si arriva a 21. Qualche domanda? Sì, è pericoloso. Buona fortuna. Grazie. Cosa hanno fatto a mio figlio? Sta bene? Mi sembrava avesse detto che non era pericoloso. Ho avuto uno strappo alla spalla. Lasci fare a me. Guarda qua. Non avevo dati come questi da molto tempo. Sì, è un uomo vitale. Va meglio? Sì, va molto meglio.
Il 2 e il 4 di sotto sono quasi esauriti. Il 6 è andato in polvere pochi minuti fa. L'ho tenuto in vita più che ho potuto. Arriva proprio in tempo. Si potranno mantenere gli impegni con quello lì sul tavolo. Andrà bene per almeno 100 gocce di caloma. Stai molto bene. Aspetta un minuto. Mi sono comportato così quando eravamo a Las Vegas per quel congresso e tu giocasti a tennis tutto il pomeriggio col dottor Janiger. Ma era un collega di lavoro. Mi dispiace. Sono stato lusingato dalle sue attenzioni. All'improvviso mi sono sentito come un collegiale. Beh, tu sei il mio collegiale. Non te lo dimenticare. Se continuo a mangiare io sto male. Anch'io. Sapete una cosa? Questa è molto meglio della vacanza che abbiamo fatto l'anno scorso nel nostro mondo, non è così? Già, non dimenticherò mai quei cavalli in quella fattoria per turisti centenari. Vuoi vedere la camera meteorologica? L'ho trovata. No, no, grazie. Ho altro per la testa adesso. Vengo io con te. Ora ti interessi del tempo? No, mi interessa quel bel ragazzo che lavora ai controlli. Posso andarci, mamma? Sai, è proprio carino. Va bene, vai. State attenti. Posso andare anch'io? Non stare fuori fino a aperto. Ha una lunga vita d'amore. Posso parlarti un attimo? Scusatemi. Ho cercato dappertutto, niente. Siamo in un'isola, non può essere sparito. Dovete trovarlo. Che cosa c'è? Niente, mi sento così strano da un po' di tempo a questa parte, lo so. Stai male? Forse hai un po' di febbre. No, sto bene. Non mi sento così da più di 20 anni. È meglio che ce ne andiamo ora. Mi sento un po' stanca. No, no, tesoro, aspetta. Su, dai, la sera è ancora giovane. Vorrei fare un ballo con lei, me lo concede, signore? Senz'altro. Ma prima vado a rifarmi un po' il trucco. Salve. Si sta divertendo? Sì, moltissimo. Mi fa piacere. Su quest'isola tutto è per il vostro piacere. Il solito drink che fa lei? Che io di solito bevo da sola. A sua moglie dispiacerà se noi due balliamo? No. Signora Sterling, mi deve aiutare. Dobbiamo andarcene da qui. Ho scoperto cosa è successo a mio figlio. Gli hanno preso la vita. Ecco, questa è la prova. Dobbiamo andar via, bisogna avvertire tutti. Oh, non l'avrà spaventata? Mi è sembrato sconvolto. Oh, sì, lo so. È convinto che suo figlio sia stato qui, ma lui non ce l'ha un figlio. Cosa ne farete di lui? Lo rimanderemo a Itania, prima che si faccia del male o ne faccia agli altri. Ma non si preoccupi, tra un po' starà benissimo. La prego, mi scusi.
Qui tutti parlano del tempo bello, ma sono io che lo faccio. Vuoi provare? Proviamo. Ehi, Bill, cos'è questo? Un minuto, aspetta. Sto spiegando una cosa a tua sorella. Raffreddando le cose. Deve essere meraviglioso vivere in un paradiso come questo. È un sogno qui. E sarebbe anche meglio se si fosse in due a sognarlo. Credo che ora debba proprio andarmene. Non vuole venire nel mio bungalow. Chi potrebbe rifiutarle qualcosa? Sono belle le due lune di stasera. Una leggenda dice che sono due amanti che anelano toccarsi. Ma prima di esprimere la loro passione devono aspettare la fine del mondo. È una leggenda bellissima. L'avevo dimenticata fino a stasera. Bene. Sarà meglio che vada ora. June si starà chiedendo che cosa mi sia successo. Io la invidio per tutte le notti che passa con te. Ci vediamo domattina. Senti, non so cosa mi sia successo. Tu non tornavi mai, così ci siamo messi a ballare, poi ci siamo seduti a chiacchierare e ho perso la nozione del tempo. Ecco, mi spiace. Ma sono stanco e voglio dormire. Papà, come mai stai gridando? Io non sto gridando! Stiamo solo discutendo. Alle 4:30 di mattina. Lo so che ore sono. Torna subito a letto. Ti prego, Gina, vai. Allora, prima ce ne andiamo di qui, e meglio è. Soltanto perché un pazzo esaltato va in giro a mostrare delle foto dicendo che questo posto è pericoloso? Mi spiace, io non sono un paranoico. Prima di diventare quello che è ora, questo posto era una base militare. Per questo avevano creato quel sistema di controllo del tempo. Dopo le guerre di unificazione, divenne una base scientifica per oscure ricerche biologiche e anche esperimenti. Per questo tutti gli animali e le piante sono così diversi. Va bene, ma questo che cosa prova? Che forse li fanno ancora. È che il figlio di quell'uomo aveva scoperto qualcosa. Se è vero, allora scappa. Senti, io sono stanco e ora voglio dormire. Buonanotte. Tavolo 6. Max Osa pronto per estrazione di caloma. Inizia l'estrazione automatica dalle labbra. Mamma non viene giù a fare il bagno? Aveva delle cose da fare.
Non l'ho vista tutto il giorno. Qualcosa non va? No, non va tutto bene. Allora perché litigavate stanotte? Gina, noi non stavamo litigando. A me è sembrato di sì. Senti, non sono affari tuoi, quindi lascia perdere, ok? Qualcosa non va tra te e la mamma? Va tutto bene, mi devi credere. Papà, io non capisco perché... Gina, ti vuoi stare zitta, per favore? La devi smettere di parlare in continuazione. Tesoro, scusami. Cosa è successo? Non lo so. Non capisco cosa mi stia succedendo. Vado a cercare tua madre. Signor Rosa? Non c'è. E dov'è? Se n'è andato. Con il battello di mezzogiorno. Le serve qualcosa? Dica pure a me. No, grazie. Signora Sterling, spero che lei non sia arrabbiata con me. Lo so, devo sembrarle poco seria, ma vede, fa parte del mio lavoro. Cercare di far rilassare e divertire gli ospiti. Oh, la capisco. Ma vede, conosco mio marito e ho fiducia in lui. Siamo sposati da molto tempo. Cercando giù. No, non è vero. Scarla, non devo. Perché? È quello che vuoi ed è quello che voglio anch'io. Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. Ma è sbagliato. È sbagliato essere felici. Al, io ti amo. Tu assomigli a un uomo che ho amato e perduto per sempre. Con te lui è ritornato e non permetterò che mi lasci di nuovo. Vieni da me stasera. Qui Gibby, dal bungalow 7. Mi serve un controllo video. L'apparecchio funziona bene, ha un'ottima visuale della stanza. Ecco una proiezione eco.
Grazie, Bunny. Al, ho visto la foto del figlio del signor Rosa. È stato davvero qui. Dov'è la foto? L'ha presa l'uomo che ha controllato la stanza. Tu hai mai conosciuto suo figlio? No. Allora come sai che quella foto era la sua? Ok, capisco che vuoi dire. Ma perché avrebbe lasciato i suoi vestiti? Il guardaroba è gratis, quando si riparte si lascia qui. Oh, questo non credo affatto. E poi spiegami perché controllano le nostre stanze. Senti, devo andare. No, resta con me. Devo rivedere quella donna. È lei che me l'ha chiesto. E tu fai tutto quello che vuole lei. Questo lo voglio anch'io. Quella donna ti ha fatto qualcosa. Non lo hai capito. Quello che so è che da molto tempo mi sto preoccupando soltanto degli altri. Ma è finita. D'ora in avanti voglio pensare unicamente a me e a ciò che voglio. Ed è lei che vuoi? Ancora non lo so. Ma lo voglio scoprire. Lui no. Non Sterling. Ma senza di lui non ne avremo molto. Trovate qualcun altro? I suoi dati sono tra i più alti che abbiamo mai avuto. Può essere un buon produttore. Avrete la sua famiglia, ma non lui. Perché tu lo possa tenere per te, non è vero? Non sei un po' vecchia per questo, Scarla? Finché sarò io la direttrice, le decisioni le prendo io. Se tu resterai a corto di Caloma, non sarai più la direttrice. E tu sei già pronta a sostituirmi. Per sostenerti ora tu stai usando molto più liquido. Non potrai fermare il tempo per sempre. Lo voglio soltanto ancora per un po', per ricordare che cos'è la felicità. Ascolta, se tu farai quello che ti dico io, ti prometto fin da adesso che il Club Paradiso sarà tuo. Forse dovremmo usare il cristallo di accesso e rubare una delle imbarcazioni sulla spiaggia. Ma dobbiamo partire stasera o potremmo anche non partire mai più. Ma perché dobbiamo andare via? Vostro padre è in pericolo. Lo siamo tutti veramente. Perché quella donna ha uno strano potere su di lui. Ora è con lei? Sì. Ma che tipo di potere ha? Che cosa gli ha fatto? Mi ha fatto dimenticare chi era. Anche io ho dimenticato tante cose. Per esempio, mamma? Oh. Che quando qualcuno che ami si trova nei guai, devi cercare di amarlo molto di più. Al, sei felice? Come non lo sono mai stato, devi credermi. Mi sento come un ragazzino innamorato per la prima volta. Potrà essere così per sempre, se tu vuoi. Per sempre? Hai detto che sarebbe stato magnifico vivere in paradiso. Io posso esaudire il tuo desiderio. Ho il potere di darti una vita eterna. Che dovrei fare? La sola cosa che devi fare è fidarti di me. Ecco mamma e Gina, vieni. Qui intorno non c'è. Dobbiamo trovarlo prima che sia troppo tardi. Mamma, se non lo trovassimo! Sento che è in questo edificio.
Dove siamo? Dietro questa porta c'è un mondo che soltanto poche persone hanno visto. È ora che tu apprenda i segreti del paradiso. Che cos'è? Kaloma, l'essenza della vita. È Kaloma che ci dà la gioia non toccata dalla morte e il piacere al di là dei grandi sogni, gocce preziose che ci trasformano in eterni dei. Fa come faccio io. E ora non devi che darti a me per sempre. Il passato. Tu sei la mia vita, la mia fede, la sorgente del mio desiderio. Io ti amo al di sopra di tutto e di tutti. Tu sei la mia vita, la mia fede, la sorgente del mio desiderio. Io ti amo al di sopra. È chiusa. Chiusa ermeticamente. Ci penso io. Indietro, indietro. Cosa volete? Te, Ana. Vogliamo te. È troppo tardi, non lo riavrete più. Vieni via con noi, ti prego. Oh. Andate via. Lasciateci da soli. Al, ascoltami. Guardaci. Siamo la tua famiglia. Ricorda il giuramento che mi hai fatto. Noi siamo uno. Io ti amo. Sta mentendo. Come può conoscere l'amore eterno? Quello che lei offre è la morte. Il paradiso per l'eternità è con me. Questo è quello che io offro a lui. Io non ti offro l'eternità. Non so neanche che cosa sia. Quello che so è che ti amerò domani più di quanto io ti ami oggi. E che spero con fede di poter invecchiare insieme a te. Sei il mio migliore amico. Uccidili tutti. E se mi ami lo devi fare adesso. Secondi.
La tempesta di laser colpirà fra 2 minuti. Dirigersi verso la spiaggia per l'evacuazione. Paradiso, uno dei più antichi sogni dell'uomo. Trovare una vita dove l'uomo e l'amore possano rimanere eternamente giovani. Su quell'isola avevo appreso una lezione che non avrei mai dimenticato. Desiderare un paradiso artificiale può significare perdere tutto. Il paradiso vero è la casa, che per noi era dietro l'orizzonte, in un altro mondo.